Albano, ecco la villa, maestosa, e Cellino San Marco dove vive con Loredana Lecciso. Le tenute carrisi immerse nel verde si trovano in Puglia, in provincia di Brindisi e si estendono per diversi ettari con piscina, vigneti, spa e un ristorante. Albano è uno dei più grandi interpreti della musica italiana sia come solista che in coppia con Romina Power, sua ex dolce metà. Ora il cantante dall'Ugola d'Oro ha da tempo intrapreso una nuova relazione con Loredana Lecciso da cui ha avuto due figli, Jasmine e Albano Junior. Andiamo a scoprire dove vive e com'è fatta la tenuta dove abitano a Cellino San Marco che prende il cognome di Albano Carrisi e si trova in provincia di Brindisi. Dove vive Albano, la sua tenuta a Cellino San Marco. Le tenute carrisi si trovano attorno alla masseria Cutri Petrizzi, che era del bisnonno di Albano. Qui il cantante ha fatto costruire la sua proprietà completamente nel verde dove ci sono boschi, un complesso turistico, vigneti, una spa, un hotel, un ristorante e una piscina, ma anche una chiesa e un campo da calcio. Con la sua famiglia allargata Albano vive nella residenza principale delle tenute carrisi dove sorge anche un'azienda agricola che produce vino e prodotti agricoli dal 1700. La villa è strutturata su più livelli, i soffitti sono alti e l'arredamento è classico. La proprietà comprende vari ettari di verde ed è qui che si ritrova la famiglia allargata del cantante che ha avuto due figli da Loredana Lecciso, Jasmine e Albano Junior detto Bido e quattro da Romina Power, Romina, Christelle, Yari e Ilenia, la primogenita sparita nel nulla alla fine del 1993. Albano va molto fiero della sua tenuta, una struttura che ha costruito praticamente da zero investendo soldi ed energia. Nel 1969 comprai la terra e nel 1971 iniziammo a costruire. Non c'erano né acqua né corrente elettrica, ma alla signora Romina Power piaceva così tanto tutto questo, che non potei esimermi dal proseguire. Spesi la cifra folle di 20 milioni di lire dell'epoca per avere la cabina elettrica dell'Enel, ha raccontato il cantante pugliese nel corso di un'intervista. Non molto tempo fa, ha aggiunto, è passato di qui Vittorio Sgarbi e si è fermato qualche ora. Ho visto tutto e voleva complimentarsi con chi aveva concepito tutto questo. Quando gli ho rivelato di averlo progettato io, ha chiamato la sorella Elisabetta consigliandole di pubblicare un libro dal titolo, Albano Architetto. Albano e Romina Carrisi ospiti di Verissimo. Di recente Albano e Romina Carrisi sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. L'ex affetto stabile di oggi è un altro giorno ha portato anche suo figlio Axel Lupo nato qualche mese fa dalla relazione con Stefano Rastelli, regista della Rai. In quest'occasione è uscita fuori la domanda di rito sul ritorno insieme di Romina Power e Albano a quel punto la figlia di entrambi ha rotto ancora una volta il sogno che hanno tutti i fan della coppia di rivederli uniti. Quando mi chiedono se torneranno insieme, io dico assolutamente no. Ha detto Romina Carrisi, papà ha il cuore impegnato, non torneranno insieme. Inoltre ha aggiunto, prima non era facile, ci sono voluti anni e anni di terapia. Non è facile vivere con il ricordo di una storia d'amore così importante, è facile cadere nel vortice della nostalgia. Da figlia pensi. Forse potevo fare qualcosa, potevo aiutarli a rimettersi insieme, perché ogni figlio ha questo dubbio, ma la realtà è che forse neanche loro sono i veri creatori della separazione, doveva andare così.